Privet a tutti ragazzi e bentornati qui, incredibile, in questo nuovissimo video. Stiamo andando, anzi io sto andando a Romix con il mio servizio taxi. Buongiorno. Sì, lo so raga, devo fare sta cosa a mia madre perché adesso mo sto a prendere la patente e appena la prenderò non gli farò fare più tutti sti giri. Potevo prendere l'autobus però non ci siamo organizzati prima, quindi vabbè. Comunque ragazzi, ci ritroviamo direttamente all'entrata. Ok ragazzi, stiamo andando verso l'entrata, però non so se si può entrare da lì perché io sono sempre entrato dall'altro ingresso, poi non lo so se si può entrare anche da qui, però c'è gente, quindi penso sì, si può entrare anche da qui, dai, non devo fare tutto il giro, meno male. Vabbè, ci ritroviamo in qualche stand per vedere se c'è robetta interessante e ci vediamo subito lì. Stessa merda altro giorno. Andiamo! Ok ragazzi, ho incontrato un paio di amici miei. Adesso stiamo andando a provare il Virtual Experience, giusto? Giusto. Vediamo un po' com'è la fila. Poi hanno messo i Virtual Coins. Cioè te devi comunque pagare per fare sta cosa. Te compri i Virtual Coins, li dai e provi il gioco. Invece c'è un altro stand dove è gratuito, penso, ma c'è la fila. Lucky Seven, perché non ve l'ho detto, perché è stato l'amico che ha giocato a Mortal Kombat con lui, troverà la Virtual Experience con un gioco dove praticamente tu devi creare un sacco di stronzate con un sacco di tratti. Un attimo che adesso gli spiegano un po' di robe. Aspetta un attimo. E purtroppo Lucky Seven è un po' ciecato senza occhiali. Solo che se sente la maschera di bellezza. Speriamo non gli si rompano occhiali. Permesso. Permesso. Che se la risoluzione è almeno un pochino regge. Intanto nell'attesa vi volevo dire, vabbè, in anticipazione, perché già lo dirò in un video futuro, farò una serie su Overwatch e dove vabbè i dettagli ve li spiegherò proprio in quel video. Dovete aspettare ancora un po' per sta serie perché prima volevo mettere le mie migliori azioni e per farle comunque a Overwatch serve un po' di pazienza, quindi aspettate che tanto arriverà. Intanto vabbè, intrattieni la ragazza di Lucky Seven, non proverà la Virtual Experience perché un po' gli gira la testa, infatti prima un ragazzo si è sentito male a provarlo. Tanto lì li stanno tutto. Prima De Diego si è messo una maschera di bellezza, tipo. Vabbè, un pochino da qui si vede almeno. Praticamente tu è tipo una tavoletta grafica dove tu prendi e disegni tutto. Con vari tratti, varie stronzate. Ah sì, è normale, è normale. Vediamo un po' cosa ci crea il Lucky Seven. Prima una ragazza ha scritto Praise the Sun, stima totale per quella ragazza. Disegna! Vediamo un po' cosa fa Lucky Seven. Detto sì anche Diego. Vabbè, io Tommaso, piacere, ancora non l'ho detto. Vabbè, intanto se sta a divertir col menù. Io proverò quello con gli zombie perché sarà molto molto più, che almeno per me sarà più figo. Che la Lucky Seven è anche un artista, Vediamo un po' perché è la prima volta della Lucky Seven. Intanto è cascato un foglio, attenzione. È cascato un foglio. No, hai preso il cancelletto. Indietro ancora. Problemi tecnici, ecco, con Lucky Seven. Indietro, pagina indietro, pagina indietro. Scegli la forma che vuoi. Rosa! Rosa! Bello Lucky Seven! Eccolo lì, bello! Oh, Rosa arcobaleno, io mi farei dei dubbi comunque su di lui, Mi farei dei dubbi su di lui.
Principalmente il gioco è così, poi se fa qualcosa di strano riprendiamo il video. Pausa pranzo. Mi sono comprato anche la maschera figa, regà. E fermi, fermi. Speriamo non mi casca la pizza, se lo so cazzi. Faccio paura, Faccio paura, Vabbè ragazzi, io mangio la pizza. Ci rivediamo. Ma vabbè, mi era capitata quella che avete visto com'era vestita, era tutta delle cose, robe, quindi già aveva combattuto il creatore la prima volta e combatto con la spada, così che ci posso fare, raga, vi voglio vedere a voi. Vabbè, il Romex è ancora lungo, andiamo. Insomma, c'è sta poca gente. Ragazzi, un altro gioco della Virtual Experience. In questo gioco devi possiamo fare. Mi sono trovato anche un cameraman di supporto, ringrazio il cameraman. Vediamo un po'. Ah, la neve! Ah! Chi ci ha messo lo stazionario qua? Vabbè, quanto sono tristi ste case, ralleghiamole un po', io sono lo spirito che porta la giustizia, la felicità, la luminia, l'amore. Qualche minutino ho fatto. La casa! Sparellato sta lanterna. Se vuoi fare questo ti fa, ma è carino, non si so. Ragazzi, scusate questo cambio repentino di visuale, probabilmente questa prima vedete tutto in orizzontale, ma questa la vedete in verticale, che mi si è scaricata la cam del coso della camera e mo sto a registrare col telefono. Comunque
questo Romex è stato abbastanza movimentato, ma comunque ne parlo adesso che torno a casa. Mo mi sto dirigendo verso l'uscita. Vabbè, comunque con certezza posso dire che Romex non smetterà mai di sorprendermi e divertirmi. Perché ogni anno ci stanno anche, sì è vero, ci stanno più o meno le stesse cose, cioè gli stand degli youtubers, cioè vabbè, varie cose, però ogni anno c'è sempre qualcosa di vero, qualcosa in più. Quest'anno è stato anche, diciamo, come posso dire, con meno gente. Vabbè, signori, mo adesso vado ad aspettare mio padre che mi sta a venire a prendere e ci rivediamo direttamente a casa. Ok ragazzi, siamo tornati, però questo video lo sto registrando 2 giorni dopo il Romix. Pensa il culo, perché il cavo della fotocamera non mi si collegava al computer. Non so perché, raga, alla fine sono riuscito a risolvere non si sa come. Comunque, che c'è da dire di sto Romix? Devo dire, meno movimentato di altri anni in cui ci sono andato. Vabbè, che poi quest'anno non ci sono andato neanche vestito, che io di solito ci vado vestito da uomo pianta. No, ci vado vestito da sniper. Avete presente quelli tutti con quelle cose lì? E comunque mi sono divertito lo stesso. Poi anche perché non sono potuti venire un sacco di miei amici. Uno stava male, un altro non poteva, un altro non gli andava. E per fortuna ci andavano altri Lucky Seven e la sua ragazza. Poi altri però che non ho incontrato. Vabbè, mi sono molto divertito. Quest'anno ho provato la vera esperienza virtual reality. Perché gli anni scorsi l'ho provato solo una volta. Ho provato anche un gioco di merda, un gioco di calcio dove dovevi andare qua a tastiera. No, non me la piace, non mi è piaciuto molto più questa esperienza. Cioè il coltello ti sembrava vero. Sembrava vero, sembrava che stava lì. Comunque mi sono divertito come tutti gli anni. Io spero che per quelli che ci sono andati, che stanno guardando questo video, si siano divertiti anche loro. Ho partecipato a tornei, ho combattuto, ho fatto file. Vabbè, come ogni anno. Comunque signori, se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete un prossimo video col vostro Yuri Maverick da Svidania.